Ciao a tutti, torniamo insieme per commentare un torneo con obiettivo primo posto. Il torneo è già iniziato da una decina di minuti, per esattezza 16, quindi ho 16 minuti in meno, 4 partite in meno rispetto ai primi in classifica, vediamo un po' di riuscire a riacciuffare le prime posizioni. Sono tornei dove ci sono circa 1000 giocatori. Le prime partite per esigenze di classifica le gioco tutte con la modalità Berserk, cercando di dimezzare il mio tempo. Cercando di dare sempre un aspetto didattico a quelle partite che sto giocando. Contro la variante di alfiere C4, se voi giocate la siciliana, dovete sapere che questo alfiere sarà sempre soggetto agli attacchi. Se poi il vostro avversario gioca B3 e D3, chiaramente il tutto si peggiora perché quell'alfiere resta dal nulla in trappola. Pezzo in più per il nero. Il nero ha un buon vantaggio, direi, un vantaggio decisivo. Nel momento in cui entrambi i giocatori giocheranno le mosse migliori, non c'è fretta di catturare questo alfiere. Ricordate, se un pezzo del vostro avversario è in trappola, non abbiate fretta di catturarlo perché lui non potrà salvarlo alla mossa successiva. Ok, lui mi propone un cambio, io catturo, alla prossima sì, che catturo C4 prima che possa essere troppo tardi. Ok, io catturo, lui ricattura, qui direi real sicuro, semplicemente per e avere una posizione più comoda e iniziamo a creare qualche minaccia. La creazione della batteria sulle case bianche è la prima che mi viene in mente. Ok, cavallo D7, cerco il cambio dell'alfiere che lui non dovrebbe accettare semplicemente perché ha un pezzo in meno. Nel momento in cui riesco a ottenere tutte le semplificazioni, quindi nel momento in cui ho tutte semplifico tanto e abbastanza la posizione, ciò che si verifica è una posizione più facile, più comoda. Il mio cavallo al centro della scacchiera attacca con l'alfiere, minaccia anche l'ingresso in C3, creando quello che si chiama avamposto. Il bianco ha una posizione persa, sia perché dal punto di vista materiale ha un pezzo in meno, ricordiamo questo alfiere contrappolato in apertura, ma anche perché i miei pezzi stanno giocando molto meglio. Andiamo a cercare di creare la batteria, puntando alla creazione del matto di cui si parlava prima. L'occupazione della casa di 4 è molto interessante, quindi adesso si manovra e volevo andare qui, volevo andare in E5, adesso lui ha spinto, alfiere per F3 è una mossa che gli giocherò senz'altro tra qualche istante, con l'obiettivo di rovinare la sua posizione. Se lui in realtà ha questa, ok, questa potrebbe rispondere una contromossa invisibile. Io ti attacco perché minaccio questa torre che è in trappola, ma la mia idea è che da lontano la mia donna con lo scacco attacca sia la torre che il re. Nel mentre vi dico che il primo in classifica ha 16 punti, noi, o meglio, io ne ho 0. Il torneo è appena iniziato, vediamo se si arrende oppure. Ok, vediamo un po', intanto miglioriamo il pezzo. Torre D8 non può che essere una mossa giusta. Donna D2, pedone C4 sono tutte mosse che mi danno un gioco semplice. E adesso semplicemente si accelera. Scacco, catturiamo questo pedone e creando due pedoni liberi. Ok, vabbè, alfiere per torre per E4, A4 potrebbe essere una mossa di premove. E se questo alfiere resterà su questa traversa, non mi resterà che giocare alfiere C5. Ok, cerco di creare una rete di matto. Quindi per creare la rete di matto non voglio che lui possa attivare i suoi pezzi. Quindi questo alfiere va in E3. La torre andrà in G2. Quindi questa torre in G2 non può impedirlo. E ok, scacco di nuovo questa impresa, occhio, però difatti ho un vantaggio sufficiente che non cambia assolutamente nulla. Ho due pedoni liberi. Promosso 1, si gioca per il matto. Scacco. Andiamo a promozione, non vedo temi di stallo, ok, mi sono ritrovato con un matto. Situazione in classifica, 662 giocatori, il primo ne ha 17 e io ne ho soltanto 3, però in caso di vittorie consecutive sappiamo, o comunque sia per chi osserva per la prima volta questi video, deve sapere che nei tornei su Lichess se vinci 3 partite consecutive la terza vale un po' di più, quindi la vittoria solitamente vale 2 punti. La terza vittoria consecutiva ne vale 4. Se dimezzi il tempo, valgono di più. E quindi direi che le prossime 4 partite le giocherò con questa modalità Berserk, dopodiché rallento
per cercare di spiegarvi un po' meglio ciò che si sta verificando. Lo sviluppo che ho fatto è molto interessante per affrontare il sistema di Londra perché spesso accade che qui si possa creare qualche scoperta. È proprio su questa scoperta che cerco di investire la mia attenzione. Considero che la donna non si trovi bene su questa colonna e proprio perché considero che non si trova bene cerco di dare fastidio e di creare un po' di pressione. Cavallo F4, attacchiamo questo alfiere di case chiare. Se mi giochi cavallo E4 non importa, te lo catturo lo stesso e su questa fissiamo il mio pezzo lì. Ok, la tentazione di sacrificare dopo un arrocco lungo è tantissima. E allora a tal proposito ritorno a raggruppare i pezzi. Quindi la donna la porto qui perché voglio sacrificare. G5, qualcuno deve difendere il cavallo, in realtà c'era già l'alfiere pronto a difenderlo, però G4 mi dà un po' più di spazio. E su questa, se non sbaglio, ha perso un pezzo. Un cavallo che va nella metà scacchiera avversaria è sempre a rischio di essere intrappolato. Effettivamente il mio cavallo lo attacca e a questo punto il suo cavallo non ha più case, è rimasto intrappolato. Scelta pratica, quindi decide di restituire catturando almeno un pedone, quello centrale, e io mi preparo a delle mosse e taglienti. Ok, cerco di alleggerire la posizione per avere un gioco più definito, più lineare. Mi aspetto cavallo per D6, donna per D6, forse donna D2, potrebbe essere una mossa fastidiosa. Ok, donna per, donna D2 o donna C1. E su questa direi che arrocco. Quando lui mi attacca, ci sarà questo momento in cui lui mi attaccherà, giocherò E5. Ok, su questa E5, come detto, sfrutto l'inchiodatura, la sua donna non è difesa, il mio pedone difende tutto. Ok, uno scacco intermedio non guasta. Dopodiché si entra di cattiveria attaccando la torre. Dove mai andrà questa torre? Come vedete, tutte queste case sono inibite e sono controllate. Sono caduto in un tranello tattico, ho appena perso il controllo della posizione. Adesso devo accelerare. Ok, non posso cedere a questo pedone, altrimenti mi dà matto. E allora lo rafforzo. Devo investire tutto su quel povero cavallo che è rimasto lì intrappolato. Nel mentre questo cavallo come potrebbe tornare in gioco? Sarebbe fantastico. Così, allora forse giocherò torre di 8. Torre di 8 speculando un po' sull'errore. Tic tac, a 30 secondi in più, però. Ok, e va bene, mossa di attesa questa. Forse donne 2. Vediamo se riuscirò a salvare, a vincere. Scelta pratica, cavallo per F2. Catturiamo. Ok, pezzo in presa. Fantastico. Mi ha lasciato una torre non difesa e adesso questa posizione la vinco con il pilota automatico. E posso cercare di promuovere questo pedone, magari il mio piano, e per promuovere mi serve che il re sia protagonista. Attacchiamo questa torre, minaccio scacco, lui va via. Probabilmente cavallo F2. Ok, cavallo G5, ti attacco direttamente, minaccio scacco. Ok, scacco glielo facciamo. Torre qui, forse torre G2 è un po' più precisa. Però la mia idea potrebbe quindi essere quella di spazzare via i suoi pedoni. Ti attacco 10 secondi in meno. Facciamo delle mosse di attesa, uno scacco intermedio non guasta. Magari quello scacco che poi farà guadagnare la partita, un altro scacco inatteso, e adesso facciamo semplicemente mosse di pre-move. Ok, 2 secondi. L'abbiamo fatta. Sembra di sì. Ok, che furto, 743. Adesso i giocatori al via, 32 minuti al termine. E mi ritrovo con 6 punti, ma accanto al mio nome, come vedete, c'è una fiamma, che vuol dire che in caso di vittoria raddoppio i punti. Giochiamo solo gambetti. Ok, giochiamoci 4. Se mi catturi, è un gambetto simile, ci sono dei rientri con il gambetto che si chiama Black Maldimer.
E ok, sempre nell'ottica di giocare gambetti, ti lascio anche il pedone centrale. Voglio attivare questo alfiere. Ok, non ha accettato il pedone centrale, allora io arrocco lungo per attaccarti in questo modo. Ok, allora, alfiere G5, facciamo le cose facili. Quindi alfiere G5 in realtà è in presa, tanto facile non è, vediamo se lo trova. Non l'ha trovato, siamo fortunatissimi perché non l'ha trovato. Che è quel pedone, che è quel pezzo, magari un pedone, però quel pezzo si è in presa. La qualità del gioco si sta abbassando. Scacco, mi nascondo qui. La qualità del gioco si sta abbassando, come avete visto, ho dimenticato quel pezzo, e però su questa, caro amico, ti do matto nel giro di qualche mossa. Scacco. Forse mi fa in torre G1, ma non mi preoccupa, sei debolissimo sulle case nere. E su questa, vediamo, ti fregherò. Ok, immagino che debba cambiare, se mi prende di donna cambio. Ci giochiamo questo finale, attiviamo l'alfiere, alfiere fortissimo, potentissimo, protagonista della mia partita. E adesso mi limito ad attaccare i pedoni. Ti attacco questo, adesso ti attacco quest'altro, la torre potrebbe andare in A5. Andiamo a caccia del secondo pedone, che vorrebbe dire, e vantaggio materiale, no, raggiungere una parità materiale dove i miei pezzi giocano meglio. Ok, sono disposto a cambiare. Adesso vi dico che il parziale è pari. Però sicuramente sto meglio perché il mio pedone è sostenuto. E intanto cambiamo pezzi. Il mio pedone è sostenuto dal re e anche dagli altri pezzi presenti. Ok, allora direi questa. Scacco intermedio, re F5, tu mi catturi, prendo di pedone. Prendo di pedone per non subire futuri e fastidiosi possibili scacchi. Minaccia immediata, catturare qui. Ok, e adesso raddoppiamo sulla settima. La cattura in F7 sarebbe devastante. E quindi io catturo. Tu mi catturi, scacco. Qui sono sicuro che ci sia qualcosa simile a un matto. Re qui, si minaccia matto. Minaccio due matti. E su questa ti attacco la torre, continuando la minaccia di matto. I miei tre pezzi sono ben coordinati insieme. La soluzione è presente. Terza vittoria consecutiva, se non erro. Quindi, diciamo, al di là di quel pezzo in presa in apertura. In presa vuol dire senza difesa. A parte quel pezzo senza difesa in apertura, sono riuscito a portare a casa una vittoria che probabilmente mi porta, non so, forse tra i primi 20. Quindi obiettivo podio, però in realtà l'obiettivo principale è sempre la prima posizione. Forse vuole fare questa? No, abbandona. Vediamo, mi trovo con 11, 46 punti. Il primo ne ha. Ho detto 46 punti. Ok, bersaglio per entrambi, mi piace. Atteggiamento interessante, catturo a 3. Voglio provare a creare un pedone isolato, però nel mentre miglioro i miei pezzi. E ok, giochiamo in modo tagliente. E5, quella più interessante. Su questa C5 ti chiudo. Cavallo qui, pressione centrale, cavallo di 6 in alcune varianti sarà molto interessante. Molto interessante. Intanto dona C1 e 3. Considero necessario il contatto con questo pedone. Se mi catturi rientra il cavallo. Se non mi catturi, catturo io. Ok, su questa piazziamo una torre che indirettamente guarda la donna, la saluta e gli dice ci vediamo tra poco. Quindi la mia torre è molto minacciosa nei confronti di questa. E qui dovrebbe aver perso un pezzo, un pedone. Perché 1, 2, 3, 4. Tu mi catturi, catturo anch'io. Tu mi catturi, catturo io. E magari il pezzo l'ha perso lo stesso. NM, per chi si chiedesse cosa sia. NM vuol dire maestro nazionale. Cavallo F6, obbligata, catturo, torre qui. Attiviamo sulla settima, il cavallo è dominato dal mio forte alfiere. Ricordate in apertura giocata 3B4 proprio per questa idea. Adesso lui proverà a liberarsi, forse con cavallo F8, però poi il finale lo perde perché catturo tutti i suoi pedoni. Però
Per vincere mi servirà soltanto un pedone. Se poi ne abbiamo due uniti, fantastico. Se poi i pedoni diventano tre, chiaramente la posizione è molto vinta. Ok, giochiamo C6, catturo, alfiere 5, promozione a seguire. Vediamo se NM, quindi National Master, non ha la nazione, comunque il maestro nazionale si arrende, effettivamente è così. E quindi mi ritrovo con 16 punti, quindicesima posizione, 26 minuti al termine, il primo ne ha 27. Quindi facciamo così, puntiamo al terzo posto. Quindi il mio prossimo obiettivo è Ardena 2027. Giochiamo veloce, apertura siciliana, nuovamente presente, variante con E6, cavallo F6 ti attacca, 6 idea B5. A questo punto giochiamo qualcosa di strano, ti permetto un cambio, cavallo C6, se mi catturi riunisco i pedoni, il suo cambio non è sicuramente giusto. E quello che cerco di impostare adesso è un attacco con i pedoni contro il suo arrocco. Scacco intermedio. G6 rallenta la sua F5. H5 sulla scacchiera. Se mi giochi F5 lo accetto. Arrocco lungo e mi preparo ad attaccarti. Se fossi lui sarei molto preoccupato perché come vedete io coordino facilmente le mie torri su questo pedone, mentre lui non ha la stessa facilità nell'attaccare i miei pezzi. O comunque sia, questo re è senz'altro molto più sicuro di questo re che si ritrova all'angolo. Ti attacco. A questo punto direi che devo entrare sulla F. Dovrei fare questa in qualche momento. D'accordo, re D7 difende tutto. Quando catturi H3, cosa probabile, io entro sulla seconda. Ok, sulla seconda entriamo lo stesso. E su questa. Ah, ok, pensavo il matto qua, però effettivamente non c'è il tema di matto. Perché su Donna Per mi cattura di donna. Bravo lui. E pazienza. Vediamo se c'è qualche tattica invisibile. Non credo. Allora non mi resta che giocare così. Adesso ha questi scacchi molesti. E vediamo, proviamo a fuggire. Magari faccio così. Donna D3, come detto, mi voglio nascondere qui perché sono molto protetto sulle case nere. Donna F3 è matto, occhio. Ok, effettivamente mi gioca quella giusta. Alfiere 1, se mi catturi, sempre questa. L'alfiere vuole fare questo giro e giustamente arriva il cambio. Ok, e purtroppo non c'è niente da fare, questa è una posizione persa, chiamiamola com'è, e B5 sulla scacchiera, unico controgioco, eliminare questo pedone. Che ha fatto? Ok, questa. Avviciniamo i re in zone pericolose. Tre pedoni uniti andavano a donna. Due pedoni uniti contro una torre. Ok, torre qui forte, però questa mi sposto. E purtroppo arriva la prima sconfitta. Niente da fare. Si ricomincia. 22 minuti al termine, arriva la prima sconfitta in una posizione sciocca. Allora cerco di giocare un po' più veloce. Come prima, gambetto Melk Mardimer, sacrifico un pedone centrale per attivare rapidamente i miei pezzi. Qui c'è una trappola con alfiere per F7. Ok, sacrifico il pedone centrale, non l'accetta, quindi mi preparo ad arroccare lungo, quindi giocare G4 e iniziare a fare pressione sulle case chiare, in particolar modo attenzione su questi due pedoni. Torre F1, minaccio matto. Ok, a casa. Andiamo avanti. Inizia la rimonta. 27esimo in partita. Con questa vittoria divento 14esimo, 19 punti. Però ho perso la fiamma e Ardena, che era il mio obiettivo. Quindi qualche minuto fa dicevo, ok, devo raggiungere questo giocatore, questo tizio di nome Ardena che non conosco. Però sembra che
non riesca. Vediamo un po'. Prossima partita. Nuovamente modalità Berserk. Sempre siciliana. Duello teorico. Ok, mi ha fatto una cosa stranissima. Comunque cavallo F6, donna B6, attacco qui. La sequenza di mosse che ha giocato mi sembra un po' strana, ed effettivamente questa pressione su F2 direi che è decisiva. La cattura in F2 è chiaramente decisiva. Facciamo attenzione alla sequenza di mosse. E adesso la tattica, quale potrebbe essere? Alfiere per. Cavallo per, potrebbe andare alfiere per, un alfiere qui evita che lui possa arroccare, dopodiché non resta che sviluppare i pezzi. Se lui gioca mosse del genere dando fastidio alla donna, intanto arrocchiamo, e a quel punto attaccheremo sulla diagonale. D5 sulla scacchiera. Contro un re al centro, dovete aprire il centro, quindi senza tirarvi troppo indietro. Questo scacco è fastidioso, forse lui è B4. Anzi, senza forse, B4 mi sembra una buona risposta, anche se il mio cavallo prima si è posizionato sulla diagonale corretta, sulla casa corretta, perché adesso minaccio cavallo per C2, che in questo caso sarebbe scacco matto. Scacco di nuovo, C3 è obbligata. Ok, cavallo di 2, gioco questa. Alfiere per guadagna la donna, però ho più ambizione, perché voglio giocare alfiere G4, che attacca la sua donna. Fiere G4 che attacca la sua donna. Va bene, giochiamo questa. Fiere G4 gliela facciamo adesso, così. Va bene, arrivato l'abbandono, anche meglio. Vediamo se siamo nei primi 10. Sì, 22. Abbiamo detto che Ardena, che non conosciamo, è il nostro obiettivo. Quindi performance 2225 bassa su 7 partite, ne ho persa una contro un giocatore meno quotato di me. Il mio obiettivo è lui. Lui non lo sa, o forse sì, magari sente questa pressione sul collo, pressione scacchistica da torneo. Si gioca sempre con avversari meno quotati. 1770, probabilmente è la fascia oraria nella quale sto registrando questo video, che vi dico che è registrato, e poco dopo pranzo. In questa fascia oraria magari ci sono meno giocatori attivi. Sembra che mi voglia. Non so che è successo. Ha abbandonato, anche meglio. Comunque adesso rimbalziamo in quarta posizione e Ardena è lì. Lo guardiamo. E con una vittoria sono nei primi tre. Però, visto che siamo arrivati qui e visto che c'è tantissimo tempo a disposizione, a questo punto andremo verso di lui. Andremo verso il primo posto in classifica. Insistiamo, apertura, o meglio, modalità Berserk. Vediamo se il mio avversario accetta. Ok, qui c'era una tattica con pedone per e donna B3. Effettivamente siamo in piena e tattica, gioco dinamico. Ok, la cattura in B7 è possibile, però ricordo che era molto tagliente, perché finché questo alfiere non è sviluppato bisogna fare attenzione al cavallo A5. Quindi gioco alfiere qui perché voglio togliere il difensore del pedone centrale. Adesso credo che catturo B7, forse prima gioco A4, magari gioco A3, visto che è una partita a 3 minuti. E, ok, questa cattura mi va benissimo, la giochiamo con calma. E adesso facciamo pressione, qui si minaccia di guadagnare un pedone, semplicemente così. Catturo, catturo e catturo qui. Cavallo per E7 è la mia minaccia. Adesso direi che attacco cavallo B5. Vogliamo attaccare questo cavallo. Cavallo per. Tutte le semplificazioni mi vanno bene perché abbiamo un pezzo, un pedone in più. Quindi re D2, lui occupa la colonna, io direi che la controllo. Catturo, se mi catturi qui c'è il matto del corridoio, quindi dovrei fare una via di fuga e a questo punto resto con la torre attiva, in una posizione estremamente sotto controllo, semplicemente perché ho un pedone in più, una torre attiva. Adesso i pedoni diventano due, anche il mio re è migliore rispetto al suo. Tutto sotto controllo. Quindi giochiamo così, andiamo qua, torre C3, passiamo
proponendo i cambi. Lui rifiuta il cambio. Adesso andremo verso la conquista del centro. Ok, qui mi sono dimenticato. Pensavo un torre C5. Non è ancora possibile. Qui è dato controgioco. Però un controgioco direi effimero. Catturo. Tu mi catturi. È il momento di lanciare il pedone A in avanti. Pronto verso la promozione. Dopo il pedone A arriva in ordine alfabetico il pedone B. E quando tu proverai a fare lo stesso, troverai qualcuno che ti ferma. Ok, andiamo qui. Spinge, scacco e glielo catturo. Spingi, mi metto dietro. Ma sappiamo che due pedoni sulla sesta sono più forti di una torre. Se io spingo, torre va dietro. Gioco B6. Lui avvicina il re. Ok, così ho vinto. Minaccio la promozione. Vediamo se si arrende. Se depone le armi. 17 secondi per risolvere questa partita. E scacco intermedio. E prendiamo spazio con il re. Andremo verso questa presa di spazio. Scacco, scacco. Ok, vincere questo finale in teoria si dice che non sia così facile. Però per risolverlo dovete semplicemente avvicinare il re alla donna. E così togliete spazio al vostro avversario. Ok, risolto. Ok, il mio caro amico Ardena, 2300, 2000, non ho visto bene, forse 2200 o 2037, ho un dubbio. Comunque si trova lì in prima posizione e noi, come detto, siamo pronti a ciuffarlo. Si gioca contro un 2257, ho giocato anche contro di lui la modalità Berserk e adesso stiamo giocando una sorta di apertura. E che succede qui? Cambio una volta, cambio due volte. Effettivamente ho perso un pedone. Ho dimenticato un cambio. Va bene, giochiamo questa. Fiera per H7 la subiamo, non possiamo farci nulla. Ce ne andiamo e poi reagiamo al centro. Non c'è di meglio da fare. Cavallo 5, voglio prendere questo alfiere. Ok, dobbiamo spostarci. F5, comunque l'alfiere lo porto qui. Comunque si appunta il suo arrocco. Quindi direi F5. Va bene, questo lo tolgo. E torre di 8. Prendiamo un minimo controllo della colonna. Pericolo. Sbagliato l'apertura. Dimenticato un pedone. Adesso chiaramente è tutto molto più difficile. Ok, F5, la donna interviene in difesa. Cambiamo, puntiamo a un finale. E vai via, ti attacco. Cambiamo quell'alfiere, fastidiosissimo. Donna C7, forse. Ok, questo finale. Abbiamo un pedone in meno, però un forte controllo al centro. Meno tempo, non do per certo che sia. Penso, essendo una partita blitz, penso che possa essere difendibile. Bisogna fare un po' di attenzione, però si può difendere. Tanti pedoni sul colore del proprio alfiere, quasi sempre un errore. E ok, E5. Re qui. E noi ci muoviamo sulle case nere. D'accordo. Fiere.
Sì, attacca. Controgioco, questo pedone B è molto interessante. E questa unica torre per matto. Niente, va bene, meritato la vittoria e non sono più leader. Anche contro di lui giochiamo modalità Berserk 2500. Interessante. Giochiamo questo sviluppo particolare, strano. Il mio obiettivo è avere una presenza, un controllo sulle case chiare. Ok, raggiunto questo obiettivo, donna in presa, la catturiamo, ringraziamo, ha dimenticato un torre di 1, ecco la donna in presa, non so perché mi offre patta, in fondo è sempre una partita blitz, quindi l'errore ci sta per entrambi. Catturo, semplifico, catturiamo ancora, e va bene, catturo questa. Siamo lì, 10 minuti al termine, non... Ok, ha perso con il terzo, perso con il terzo. Vedo che anche il primo ha perso, siamo lì 10 minuti al termine, si gioca proprio contro di lui. E ce la giochiamo anche con lui dando un vantaggio, ossia il Berserk. Duello teorico, apertura dragone, vediamo chi ne sa di più. Cavallo G4 è interessante, qui mi ha giocato H5 che stona un po' con le posizioni classiche perché mi dà l'idea di fare rapidamente G4, magari io cambio il mio piano. Infatti gioco H3 per fare G4 perché si è creato un punto di contatto. A lui non converrà catturare, altrimenti la mia torre entra in gioco. E se catturo io, comunque sia la colonna si è aperta. Gli tolgo quello che considero essere il pezzo più forte. E a questo punto aggredisco il tutto con F5. F5 mi dà tantissimo gioco. Ok, se mi catturi prendo di pedone. F5 come annunciato, catturi, riprendo, se scacco torno indietro. E adesso si gioca per dar la caccia al cavallo. Forse ho permesso un cavallo F4, ma non mi preoccupa questa. La mia idea, come detto, è fare pressione su questo pedone. E così. Io sono arrivato. Anche lui probabilmente pensa lo stesso. Vediamo chi effettivamente ha ragione. Io catturo, mi nascondo, mi giochi a 3. Ok, qui c'è una minaccia di matto. Se catturo, effettivamente non minaccio matto. Gioco donna C3, donna D4. Puntiamo al finale. Puntiamo al finale. Ok, qui mi cattura, catturerò anch'io. Non mi cattura, giochiamo questa. Indirettamente attacco il punto G6, prima o poi catturo. Ok, magari giochiamo. Gioco questa. Tic-tac. Chi vince prende la prima posizione. Quindi se io lo batto, lo supero. Se perdo pareggio, resto indietro. Ok, scacco intermedio, non può essere ma malvagia. Inchiudiamo questo alfiere. In realtà non posso. Ok, cambia tutto, scacco, l'ha visto. B4, ci giochiamo questo finale. Torre F4 obbligata. Re D7 è forte, torre qui. Ok, a questo punto direi così. E investiamo l'attenzione su questo pedone. 23 secondi e un pedone libero. Ok, 17 secondi.
Ok, torre in più e qualche idea di perpetuo. Che in realtà, visto che questi due pezzi sono difesi tra loro, ok, qui perde sicuramente perché ha perso il momento di dare scacchi. Devo attivare la torre. Scacco. E scacco. Adesso il matto dell'elastico in arrivo. Scacco. Scacco. Ok, qui non c'è matto. Ricominciamo. Scacco. 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 Catturo. 4 secondi per dare il matto. Vediamo se ce la faccio. Scacco. Tutte premosse. Ok, primo in classifica. Prima in classifica, 37 io, secondo il mio ultimo avversario, 2037 punti, 36 punti. E vediamo un po'. Intanto c'è il terzo in classifica che vedo che ha la fiamma, anche lui. Probabilmente la prossima sarà l'ultima partita. E l'ultima partita ce la giochiamo tranquillamente senza la modalità Berserk. Ok, contro Fiera F4 ci sono più modi di affrontare questa posizione, quello che mi piace di più. In realtà giocare 6, C5 per fare un po' di pressione al centro e dopo B6 cercare quanto prima di fiancheggiare. Ok, lui ha giocato questa sequenza, ovviamente potrebbe essere una mossa da partita a blitz e gioco Don F3 perché non me la gioca nessuno e poi a quel punto ci sono le relative scoperte. E intanto molto strano, torre C8, puntiamo lui. Cosa ha fatto il nero? Il nero da nero ho ritardato lo sviluppo del mio arrocco e da nero mi preparo ad attaccare sulla colonna C. D'accordo. Allora, catturo, catturo. Apriamo una colonna, magari potrebbe essere utile. Alfiere B4. Ci prepariamo a lanciare un attacco, a sferrare un attacco contro il nostro avversario. Alfiere per. Intanto questo lo possiamo togliere. Lo riportiamo in F5, magari, in casa debole, su D5. Do per certo che questa inchiodatura sia parecchio forte. Andiamo all'attacco. È il momento giusto di sferrare il nostro attacco, la nostra coordinazione contro il suo arrocco, alfiere per. E qui penso che crolli tutto con questa sequenza. Catturo, sacrificio di qualità. Il mio cavallo salta al centro, attacca questo alfiere, minaccia questo pedone. Va bene. Ha scelto di difendere il pedone, non ha visto l'alfiere. Quindi vantaggio materiale, due pezzi per la torre sono sempre superiori. Ma adesso arriva, oltre alla cavalleria, anche la donna. Quindi donna C7. Questa potrebbe essere un'idea facile da seguire, quindi semplificare, restare con materiali in più. Ok, lui si è difeso, adesso arrocco. Qui c'è un tema di matto, forse, probabilmente c'è un tema di matto. Comunque sia, F5. Portiamo la cavalleria in gioco, catturo. Questa torre è fuori gioco, i miei cavalli dominano la posizione, la scacchiera. Quindi non resta che lanciare un attacco decisivo. 1 minuto 45. Ok, arriva l'abbandono, vediamo se abbiamo il tempo di fare un'altra partita. Intanto vedo che mi trovo 41 punti. Secondo in classifica ne ha 38, anche lui ha la fiamma e vedo che ha appena giocato il Berserk, quindi se vince mi scavalca. Ok. Ce la giochiamo così. Contro questo 2005 abbiamo giocato prima. Apertura simmetrica. In bianco facilmente salta al centro della scacchiera attraverso l'occupazione della casa centrale. Torre C1. E, ok, qui direi che semplifico. Voglio rovinargli la struttura pedonale. Ci sono riuscito. Catturo. A questo punto E3. Questo alfiere è abbastanza chiuso, però. Ok, effettivamente me lo ha intrappolato, sembrerebbe, ma torre C5 era nell'aria. Ok, queste posizioni le ho già giocate, sarebbe stato molto strano
che mi avesse intrappolato, farmi intrappolare subito un alfiere. E ok, giochiamo questo. Attacco il pedone centrale. Se mi catturi, ce lo scacco e perdi. Catturo. E ok, attiviamo questo re, lo posiziono in una casa sicura e quindi si va all'attacco. Sacrifico volentieri la qualità perché il suo re è parecchio scoperto, le sue torri non sono coordinate e quindi attraverso qualche cattura, qualche scacco, intuisco che possa creargli dei problemi nel mentre mangio pedoni. E questa, ti attacco. Ok, scacco intermedio, scacco. Oi, volevo fare scacco. E ok, scacco, ti blocco, avanziamo i pedoni. Allora, avanza il pedone. Questa impresa, grazie. Avanziamo quest'altro. Vado indietro. Vado qui e adesso arriva lo scacco decisivo. Ok, mio re deve passare di qua, accompagnando il pedone. 28 secondi. Intanto vedo che mi hanno scavalcato. Mi hanno scavalcato in classifica. Quindi non mi resta che provare a vincere. Ho 8 secondi per vincere. Mi hanno superato al photo finish. Andiamo qua. Regi 7 vince. Ok, chiaramente ce ne sono più mosse che vincono. Scacco, scacco, promuovo, scacco. Ci nascondiamo. Ok, a questo punto l'obiettivo è semplicemente batterlo per il tempo. Sembra che ci siamo riusciti. Però, fregatura, perché alla fine ha vinto l'ultima partita che terminata dopo la fine del tempo massimo e quindi si arriva a secondi con una performance di 2341, due sconfitte all'attivo, vittoria interessante contro il 2500, ma se ricordate mi ha lasciato la donna in presa e quest'ultima partita probabilmente la più interessante, la più bella anche dal punto di vista didattico. Detto questo, l'obiettivo primo posto fallito, obiettivo podio raggiunto. Ciao a tutti e alla prossima.